Grazie per avermi dato la parola, grazie a Paolo Crisafi di aver organizzato un interessantissimo panel, devo dire molti, molti spunti. Credo che come sulla esposizione anche gli altri colleghi, Protezione Civile in primis, ma anche diciamo, tutto l'apparato statale è stato molto sotto pressione a causa del Covid. Io credo che si dà molta enfasi sugli strumenti e sulla fiscalità e si dà poca enfasi sul contenuto. La poca esperienza che ho, diciamo, nel campo diciamo, dell'immobiliare e dell'immobiliare finanziario mi lasciano sempre perplesso sulle richieste di agevolazioni di diciamo, particolari condizioni. Cioè, il sistema paese non deve vivere sempre su piccole agevolazioni o agevolazioni, come dire, settoriali, ma su una fiscalità giusta e quindi su progetti poi che hanno un loro rendimento diciamo, economico e sociale che ne giustifica diciamo, l'attuazione. Quindi dal mio punto di vista credo che sia importante fare questa premessa perché fare diciamo, categorie speciali rendono le altre categorie come dire, come se fossero disagiate, come se fossero dimenticate. Credo che il punto principale di policy di questi diciamo, ultimi anni sia stato proprio questo, cioè di riconoscere in alcuni settori delle fiscalità di vantaggio dimenticando un complesso generale della, diciamo, della macchina del fisco che a quel punto è talmente complessa e piena di regole che, come dice il capo dell'Agenzia delle Entrate, neanche lui riesce a ricordarsi tutti, diciamo, il numero delle leggi, non il contenuto, il numero delle leggi fiscali che ci sono. Allora, secondo me il primo punto è, come annunciato diverse volte in sede politica dal nostro ministro, una, diciamo, revisione complessiva della fiscalità che riguardi ovviamente diciamo, tutta la fiscalità e dia razionalità, direi un'altra parola da economista, neutralità, cioè non deve essere la fiscalità a dare una, diciamo, vantaggio rispetto a quello che invece è il progetto. In questo senso, un esempio che riguarda anche l'immobiliare fa, diciamo, riferimento alla normativa sui piani di risparmio, piani individuali di risparmio. Acronimo PIR, perché diciamo l'ultima modifica fatta prima dell'estate con come dire, una descrizione del PIR che va anche verso il settore non liquido avvantaggia anche diciamo, il risparmio da un punto di vista fiscale che va verso l'economia reale, che va verso progetti reali, quindi avvantaggia anche quei progetti che sono meno liquidi, come tipicamente sono i progetti immobiliari. Il tema però che, diciamo, secondo me viene prima di questo è dove va l'immobiliare, qual è il contenuto. Io, diciamo, il mio punto, come dire, forse eccessivo, però il fondo, lo strumento finanziario, il contenitore migliora quello che è il sottostante. Se il sottostante non c'è, non è che, come dire, la fiscalità di vantaggio o la forma giuridica ne cambia poi sostanzialmente il contenuto, ne maschera magari limitatamente nel tempo i problemi. E allora oggi sono emerse delle cose molto interessanti perché diciamo, il Covid ha sicuramente rappresentato un break molto forte, strutturale, che però non nasconde, non deve nascondere due trend su cui il diciamo, settore immobiliare deve ragionare. E deve ragionare in maniera complessiva, deve ragionare come dire, a livello di progetti. Il primo è diciamo, un trend di invecchiamento della popolazione, in particolare europea, in particolare italiana. E l'altro grosso trend, forse esaltato in questo senso dalla crisi sanitaria, è la rivoluzione digitale del sistema, cioè il cambiamento che si sta avendo sia nell'ambito della vita privata, sia nell'ambito di quello occupazionale, quindi con nuove competenze, ma anche nuovi spazi che vanno progettati diversamente per gli uffici, probabilmente un maggior peso per logistica e diciamo, maggiori problematiche per alcune investimenti immobiliari tipici come potrebbero essere i centri commerciali. Allora dobbiamo cominciare, diciamo, come sistema immobiliare, come settore pubblico, a individuare questo, diciamo, questi trend, dove stanno andando e come portare un'offerta, diciamo, privata, che risponda a queste nuove esigenze. Come settore pubblico è stato giustamente detto che il nostro focus, io sottoscrivo pienamente, è sulle infrastrutture sociali. Cioè gli investimenti in infrastrutture per la salute, per l'istruzione e per l'edilizia sostenibile, chiamiamolo social housing o diciamo come volete, ma
l'invecchiamento della popolazione e la rivoluzione industriale porta necessariamente a dover investire di più su infrastrutture diverse di istruzione, su infrastrutture diverse di salute e, diciamo, sul dare la possibilità per anche attrarre, diciamo, movimenti e la mobilità del lavoro, una edilizia che sia a prezzi sostenibili. Qui ci vuole un intervento pubblico, anche qui non è un tema di fiscalità, è un tema di investimenti pubblici e è stato anche questo detto, ringrazio per questo spunto, di entrare in partenariato con il settore privato per la costruzione e la gestione diciamo, di queste infrastrutture. Perché, diciamo, il tema di come finanziarlo è sicuramente un tema importante per un paese già ad elevato debito e ad elevata carenza infrastrutturale. Se, diciamo, questo insieme al tema della semplificazione, della pianificazione e direi, diciamo, del mantenimento di quanto pianificato, sono queste le principali sfide, piuttosto che, diciamo, ridisegnare, la fiscalità di un singolo strumento. È una sfida perché, diciamo, la prima cosa, l'ho anche sentita all'inizio, è, diciamo, giustamente da un certo punto di vista la fiscalità, ma chi, diciamo, è mai contento delle tasse che paga? Probabilmente in qualsiasi parte del mondo troviamo, diciamo, lo stesso tipo di richiesta. Ma dobbiamo concentrarci, dal mio punto di vista, su quello che è, diciamo, la risposta che il mercato immobiliare deve dare ad alcune esigenze. Allora, se il mercato immobiliare privato, meglio se in partnership con quello pubblico, riesce a creare delle occasioni di lavorare insieme, probabilmente anche la questione della fiscalità e della diversa approccio a certo tipo di strumenti, anche regolamentare, non è solo una questione di fiscalità, ma è anche regolamentare, anche di vigilanza, anche di, diciamo, di trasparenza, diventa e può essere affrontato con una diciamo, mentalità completamente diversa. Chiudo che chiaramente tutto ciò è una sfida per il settore privato e il settore pubblico. Anche noi non siamo esenti, diciamo, da colpe quando non programmiamo adeguatamente, quando cambiamo programmazione, quando le regole pur esistenti non vengono, diciamo, applicate al meglio. Quindi la sfida è in primis da parte nostra, per noi settore pubblico, e, diciamo, in questo senso mi sembra che ci sia stata da parte del settore pubblico una, diciamo, apertura in questo senso anche durante questa conferenza di diverso approccio. Poi c'è anche un diverso approccio dal settore privato, che, diciamo, è ancora abituato a lamentele e richieste, diciamo, micro e non ad uno scenario più vasto, più ampio, che comprenda anche un diverso approccio da parte loro. Un passo per uno ci troviamo al centro e probabilmente la sfida come sistema riusciamo a vincerla. Mi fermo qui, grazie.